Qualche mese fa, nel video in cui parlo dello stack delle chiamate, avevo concluso dicendo: avrei voluto parlare un po' di allineamento della memoria in questo video, ma già avevo comunque tanta carne a fuoco. Credo che abbia messo da parte questa faccenda per molto tempo e credo che sia giunta l'ora di parlare di allineamento della memoria. Prima di addentrarmi nella tana del bianconiglio, in questo video farò riferimento a sì, in particolare ai tipi di dato e all'extract. Qualora vi serve svecchiare questi concetti, vi consiglio di andarvi a riprendere il video dove spiego sì in un'ora, che è questo qua. Adesso prendiamo in esame questo extract che ho chiamato disagio, perché ne avremo tanto. E gli metto 3 interi. Qui, qua, qua. Nel main stampo la dimensione dell'extract usando l'operatore sizeOf e mi dice 12 byte. Non è una sorpresa, visto che un intero è generalmente di 4 byte, ne abbiamo 3, quindi 4 per 3, fino ad oggi mi fa 12. Proseguiamo, cambio il tipo di qua in carattere e stampo nuovamente la dimensione dell'extract e ci dà 9 byte. No, cosa? Sempre 12 byte. Ma che stregoneria è mai questa? E se metto anche qua come carattere? 8 byte. E se metto tutti i char? 3 byte. E se faccio char il primo e gli altri int? Ma veramente, che tipo di stregoneria è mai questa? Il segreto che ci sta dietro a questa magia è che il compilatore di C, in base a una tutta miriade di fattori, sta facendo l'extract più grande di quello che in realtà dovrebbero essere. Questo porta ovviamente a uno spreco di spazio, ma ci sono dei vantaggi. I vantaggi dal punto di vista delle prestazioni. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. Lo vediamo però dopo la sigla, con molta calma. Benvenuti e benvenuti ai pinguini in questo nuovo video di FK Code Academy. Io sono Valerio e oggi parliamo di un argomento che ho tenuto sospeso piuttosto a lungo: l'allineamento della memoria. Ma prima di cominciare ad addentrarci nella tana del bianconiglio, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con tutti i contenuti che porto su questo canale. E inoltre, se volete, se vi piacciono i miei video, potete supportarmi offrendomi un caffè virtuale su Ko-fi, link in descrizione. E nel frattempo colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che già lo hanno fatto. Grazie mille, veramente di cuore. E adesso proseguiamo. Prima di proseguire, io farò riferimento a questa tabella per la dimensione dei vari tipi di dato in C. Quindi, se un intero di solito di 4 byte, allora dirò 4 byte, perché se devo dire ogni volta un intero di solito di 4 byte, non ci riusciamo più, perché oggi c'è tanta carne a fuoco. Dunque, mentre andava alla sigla, ho fatto queste modifiche al programma. Ho creato una macro chiamata display, che sta per in inglese displacement, che calcola lo scostamento fra due variabili. Intendo lo scostamento di indirizzo fra due variabili. Ritorniamo alla situazione originale con i 3 membri della struct di tipo intero. Se osserviamo il loro scostamento in memoria, ci accorgiamo che la distanza fra qui e qua è di 4 byte. Che è giusto che sia così, visto che un intero è appunto di 4 byte. Questo significa che se qui parte all'indirizzo di memoria 0, qua parte dall'indirizzo di memoria 4. Questo perché gli indirizzi di memoria 1, 2 e 3 sono anch'essi occupati per far spazio a qui, che come dicevo è un intero. La stessa cosa accade per lo scostamento di qua è qua, che è anch'esso di 4 byte. Cosa succede se qui mi diventa un carattere? Nonostante il nostro carattere sia di un solo byte, lo scostamento tra i vari membri non è cambiato e quindi non è cambiata neanche la dimensione della struct. E questo perché? Nonostante siamo portati a pensare che la RAM sia un grande pezzo continuo di dati, una sorta di array gigante di milioni di byte, la sua organizzazione interna non è esattamente così. Dunque, quello che vi sto dicendo da ora in poi dipende da architettura a architettura, soprattutto per quanto riguarda le varie dimensioni che vi riporto, quindi la dimensione di una Word in un computer. Tuttavia, per i processori x86 funziona più o meno così.
Un accesso alla RAM, che sia in scrittura o in lettura, è di solito un'operazione bloccante. Se io devo leggere 4 byte, anche se è lo stesso programma a richiederlo, tipo leggere un intero, in teoria bisogna leggere sti benedetti 4 byte uno per volta. Qual è la soluzione che è stata adottata da chi fa le RAM per ovviare a questo problema? Suddividere la RAM in diverse colonne, per esempio in 4 colonne, e per ognuna di queste colonne si ha un accesso sequenziale, ma non su accedere alle varie colonne in contemporanea. Quindi quello che posso fare è mettere un intero che è di 4 byte su 4 colonne diverse, così da poterlo leggere e scrivere tutti i 4 byte in contemporanea. Perché l'operazione è bloccante, come dicevo, solamente per singola colonna. Queste colonne, non si chiamano così, prendono il nome di banchi. Quindi si suddivide la memoria in diversi banchi, così da poter accedere a ognuna di esse in contemporanea. Però cosa succede se io ho una struct con un carattere seguito da un intero? Quello che accadrebbe è che il primo byte si trova qua, cioè colonna 0, riga 0, ma i 4 byte dell'intero occuperebbero 3 banchi di questa riga più un byte qui sopra. E leggere questo intero sarebbe un disastro, visto che il processore alla fine della fiera leggerà sempre solo a botta di banchi, perché siamo un processore a 32 bit, la word di 4 byte. In questa circostanza, per ottenere il valore dell'intero, il processore dovrebbe fare tutti sti casini: prima leggere i primi 4 byte, togliere il carattere facendo un'operazione di shift a destra, leggere gli altri 4 byte, e per ottenere quel pezzettino di quell'intero dovrebbe fare uno shift verso sinistra e mettere poi tutto assieme. Un macello. E nonostante diversi processori ve lo permettono di fare, a scapito ovviamente dell'efficienza, per alcuni processori proprio non si può fare, tipo scoppia tutto, cioè non scoppia tutto, il processore lancia un'eccezione. Per esempio i processori x86 permettono di avere memorie disallineate occupandosi di tutto quel macello che ne comporta, ma di default tutti i compilatori sì allineano la memoria. Ritorniamo di nuovo alla situazione di prima, in cui qui era un carattere mentre qua e qua erano interi. Benché ci aspettiamo che lo scostamento tra i due interi sia 4, tuttavia lo scostamento tra qui un carattere e qua, che è un intero, è sempre 4. Perché? Il compilatore sì fa quello che viene chiamato padding, ovvero il riempimento in inglese. Questo riempimento lo fa per portare l'intero a un indirizzo di memoria che sia per lui allineato. E poiché lui è di 4 byte, cioè l'intero di 4 byte, deve fare in modo che il primo byte dell'intero si trovi a un indirizzo di memoria che sia un multiplo di 4. Quindi, visto che prima di un intero c'è un tipo di dato char, senza che noi ce ne accorgiamo, il compilatore si aggiunge 3 byte prima di quo. E che cosa ci troviamo in questi 3 byte? Niente. È semplicemente memoria non inizializzata. Possiamo vedere questa situazione in questa maniera, come se ci fosse un array grande 3 caratteri che si trova esattamente fra qui e quo. Ma la tana del bianconiglio è più profonda di quello che si pensa. Cambiamo il programma in modo tale che qui è qua sino degli interi, mentre qua è un carattere. I primi due interi sono già allineati. Il carattere, essendo un tipo di dato di un singolo byte, il suo allineamento è un qualsiasi indirizzo di memoria che sia multiplo di 1, quindi tutti. Quindi questa struct dovrebbe avere una dimensione 9, visto che tra qui e qua non c'è alcun padding, come non c'è alcun padding tra qua e qua, visto che lo scostamento, come vediamo qui sotto, è sempre di 4 byte, cioè la dimensione dell'intero. Ma la struct continua a essere di dimensione 12, cioè è sempre di 12 byte. No Maria, io esco. Quello che fa sì è che, a parte che aggiunge del padding se necessario prima di ogni campo, aggiunge anche un padding alla fine della struct. E quanto è grande questo altro riempitivo? Beh, va a vedere nella struct qual è il tipo di dato più grande, che in questo caso è l'intero, quindi 4 byte, e fa in modo che la dimensione totale di tutta la struct, considerati tutti i padding e tutto quello che ci mette il programmatore, deve essere un multiplo di 4. Perché, ripeto, che deve essere un multiplo della dimensione di dato più grande. Quindi se ci fosse stato un double, la dimensione totale della struct doveva essere un multiplo di 8. E
Perché questo lo fa? Perché? Qualora noi dovessimo avere un array dell'struct di saggio, tutti gli elementi dell'array saranno ben allineati nella RAM. Ah, certo, perché cosa molto importante, l'allineamento della RAM non riguarda solamente l'struct. Infatti, le variabili all'interno di una funzione vengono messe a indirizzi di memoria tali da risultare sempre allineati. Perché lo stack di una funzione è sempre nella RAM e anche quei dati vanno allineati. Ma c'è un modo per evitare questo allineamento? Dunque, non sono certo che si possa fare per le singole variabili all'interno di una funzione, ma di certo quasi si può fare per l'struct. Ovviamente dico quasi perché si può fare, perché dipende se il processore ce lo concede ed è una cosa che non riguarda lo standard di C o C++, cioè nelle specifiche del linguaggio C e C++ non c'è scritto come si ottiene questo effetto e quindi il come si fa, cioè togliere l'allineamento della memoria per l'struct, dipende da compilatore a compilatore. Per quanto riguarda GCC, basta utilizzare questa sintassi molto strana e la struct si dice che viene impacchettata, ovvero non viene messo alcun padding, quindi il compilatore in qualche modo ti dice e fai qualche cazzo vuoi. La domanda è, va bene, abbiamo capito quanto è importante l'allineamento della memoria, ma in quale circostanze mi serve avere una struct con memoria non allineata? Beh, in quelle circostanze in cui la struct deve lasciare il programma. In che senso? Intendo dire che le informazioni all'interno della struct vanno scritte magari sul disco o magari le vogliamo mandare per internet e non vogliamo trasferire o salvare delle informazioni che non c'entrano. Quindi quello che si consiglia di fare di solito è avere due struct. Una con la memoria allineata da usare dentro il programma per massimizzare l'efficienza quando si manipolano i dati e una identica ma impacchettata, quindi che non fa l'allineamento della memoria, copiamo il contenuto della struct allineata dentro quella non allineata. E ovviamente quando fate questa operazione non bisogna fare i furbetti, non potete utilizzare memcopy perché le due struct hanno dimensioni diverse e credo che dovete ricopiare ogni singolo membro a uno. Ovviamente nessuno vi vieta di utilizzare le struct allineate tipo per salvare le cose sul disco, tuttavia cosa succede se il vostro programma viene eseguito su un computer che ha un allineamento differente dal vostro? Tutto esplode. Questo succede. Prima di concludere, io in tutti gli esempi che ho portato mettevo i car prima, i car dopo, i car in mezzo. Questo significa che l'ordine dei membri di una struct è importante e si può ridurre lo spreco di memoria causato dal padding, se spreco lo possiamo chiamare perché è fondamentale, riordinando meglio i vari tipi di dato. Benissimo pinguini, credo che possiamo concludere qua per oggi e come al solito vi ringrazio per essere stati qui con me fino a questo punto. Prima di lasciarvi, io come al solito vi rimando agli altri video che porto su questo canale e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kino!